Salve a tutti e bentornati su Calamus, strumenti di scrittura. E anche oggi andiamo a vedere una nuova penna, una Pelican. È da molto tempo che qui sul canale non portavo una Pelican e sono molto contento perché le Pelican sono fra le penne che amo di più. In particolare qui abbiamo una Pelican anche relativamente recente, anzi sicuramente recente, e andrei subito ad iniziarla. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo che di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella, così non vi perderete i prossimi video. E questa è la scatola della nostra Pelican che abbiamo imparato ormai a conoscere da molto tempo. È una scatola rettangolare di cartone molto duro e anche abbastanza interessante come scatola. La andiamo ad aprire. All'interno troviamo l'astuccino di similpelle bianca con la penna all'interno che andiamo a vedere fra un minuto perché dobbiamo vedere sotto la confezione. Cosa abbiamo? Infatti abbiamo il libretto di istruzione della Pelican che andiamo a dargli un'occhiata velocemente. Qui abbiamo una cosa molto molto interessante. Questi sono i vari loghi che la Pelican ha avuto nel corso del tempo. Qui ci sono anche gli anni e i vari loghi del famoso Pellicano, quindi è sicuramente un bel excursus storico sul marchio Pelican. Iniziamo dal 1878 e finiamo al 2003. Questi sono i marchi loghi della Pelican nel tempo di questo antica marca di penne tedesca che ha iniziato la sua attività nel 1838. Poi qui abbiamo una Toledo, altra penna molto, veramente molto bella, e via via le altre penne della famiglia Pelican, le Sovereign, che adesso andremo a vedere, vedremo anche questo di quale penna si tratta. Qui ce ne sono tante. È veramente un bel libretto con un excursus sulla storia e le varie Pelican. Poi magari ne porteremo anche sul canale qualcun'altra perché le Pelican meritano e meritano anche gli inchiostri. Continuando sempre nel libretto abbiamo qui le istruzioni e il certificato di garanzia. Va bene, sono cose che tutto sommato non ci interessano e possiamo metterle via. Quello che invece ci interessa è il contenuto di questa pochette della Pelican e della penna al suo interno. Eccola qui. Una penna veramente molto interessante che adesso andiamo a vedere da vicino. Questa è la Pelican Sovereign M600 Tortoise Shell o Tartaruga Red Special Edition. Quindi togliamo questo. Questa è la penna con la clip becco di pellicano e il logo che abbiamo visto prima sulla sommità, l'ultimo logo del pellicano qui sulla sommità del cappuccio. La penna è in acetato di cellulosa e il cappuccio è invece in resina rossa, così come il fondello. La penna ovviamente è con caricamento a pistone, è una M600. E le finiture sono dorate. Sulla veretta c'è scritto Pelican Germany, Pelican Sovereign Germany.
veramente molto elegante questo M600. E adesso andiamo a vedere il pennino, che è nella misura F. Il pennino è in oro 14 carati e bicolore rodiato e oro, con il logo della Pelican, e il feeder è in plastica. La penna a caricamento a pistone, veramente un gran bel pennino. Quello che volevo farvi notare è la differenza di grandezza di una 600 rispetto ad altre penne, sempre della Pelican e sempre della categoria delle Sovereign. Qui abbiamo la M800, questa, e qui abbiamo una M400. La M600 si inserisce esattamente a metà fra le due, e forse, a mio avviso, è la misura ideale per una penna di questo genere. Adesso ve le mostrerò nella mia mano e capirete anche il perché. Questa è una M800 nella mano, sicuramente è una penna grande, abbastanza confortevole, però è una penna grande, pennino anche abbastanza grande. Adesso vi mostro anche la 400. Questa è la 400, sempre nella mia mano, e come potete vedere è forse un pochino piccolina, anche se diciamo non eccessivamente, però sì, è una penna decisamente più piccola dell'800. Con la 600 invece sono pienamente nel mio comfort, cioè la penna è una misura media, né grande né piccola, che sento bene sia come peso che come bilanciamento, quindi da questo punto di vista è ideale anche per lunghe sessioni di scrittura, e quindi a mio avviso questa misura è veramente la Pelican Sovereign M ideale per scritture anche continue per lungo tempo. Ovviamente anche i pennini sono diversi fra queste, e la 800 sicuramente è quella con il pennino più generoso, ovviamente, però la 600 non ha un brutto pennino. Poi le finiture sono pressoché identiche, i pennini sono uguali come disegno in tutte e tre le Pelican. Questa ovviamente è un'edizione speciale, non è limitata, non è numerata, però è un'edizione che non sarà presente per lungo tempo sul mercato, anche se sicuramente è stata fatta in un certo numero di esemplari, quindi non essendo numerata è semplicemente un'edizione speciale, ma che viene prodotta per un numero limitato di tempo e non per un numero limitato di esemplari. A questo punto non ci rimane che andare a vedere come scrive questa 600. Per questa penna sceglierò il Noodler's Antietam Red, che è un rosso marrone che secondo me si addice abbastanza a questa penna, e i suoi colori simili sono il Mont Blanc William Shakespeare Velvet Red e il Noodler's Red Black. Sicuramente esistono altre alternative, ma il colore che più mi interessa provare con questa penna è questo Noodler's Antietam Red. Questa è la confezione di questo inchiostro americano della Noodler's, e questo è il calamaio con le classiche scritte della Noodler's che ricordano un po' la storia americana, e calamaio con una grande imboccatura peraltro.
Quello che volevo farvi notare dopo aver caricato la penna è come sia il corpo sia leggermente traslucido e al suo interno possiamo intravedere l'inchiostro che abbiamo caricato. Qui siamo sulla carta rodia e siamo pronti a scrivere. Pelican. M600 Tortoise Shell Tartaruga Red ed è una special edition e questo è il pennino F 14 carati e questo è l'inchiostro Noodlers Antietam Red. Il pennino è un pennino rigido ma molto scorrevole, veramente gran lavorazione di Pelican, bagnato al punto giusto. Con questo inchiostro è veramente un piacere scrivere e si comporta molto bene sulla carta rodia. Bello il colore, confortevole la penna come dicevamo e scorrevole, molto scorrevole sulla carta rodia, ma è uno scorrevole che si riesce ancora a dosare, ancora ad equilibrare, la penna non scappa via, il pennino non se ne va e si riesce ancora ad avere un buon tratto. Ovviamente poi sulla carta comune sicuramente si comporterà ancora meglio perché le fibre della carta tratterranno ancora meglio il pennino e quindi sicuramente avremo un feedback diverso dalla rodia, ma sarà sicuramente un buon feedback perché sarà anche meno scivolosa di una carta come questa della rodia e quindi la penna a mio avviso è una buonissima penna, una fra le mie Pelican preferite, quindi più che promossa. Poi la colorazione e le finiture sono veramente molto molto belle per questa penna. Bene, con la prova di scrittura abbiamo concluso, noi ci rivedremo qui sul canale, su Calamos, se vorrete, per una prossima prova e per prossimi approfondimenti sul mondo delle stilografiche e dintorni, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!